Va dritto al nodo del problema, perciò siamo contenti di averlo anche questa sera gol su gol. Da, siamo contenti di averlo a prescindere perché è un uomo simpaticissimo e di grosso spessore, al quale ricordo che i tifosi sono l'ultimo anello della catena, i fruitori finali del prodotto calcio, che le storture del sistema tollerate e talvolta indotte del palazzo le subiscono e quindi ai tifosi non si può chiedere né di trovare la soluzione né tantomeno di suggerirla. Le soluzioni ai problemi i tifosi possono solo pretenderle, le schifezze al massimo possono essere denunciate ed in tal senso mi auguro che ove mai si ponga mano a questa norma, ma francamente non mi illudo perché lo Tito consigliere federale in un senso o nell'altro rende improbabile un ammorbidimento o un inasprimento delle norme sulla multiproprietà. In ogni caso noi la soluzione la possiamo soltanto pretendere. Che dire, non dobbiamo trovare noi l'acquirente, non dobbiamo trovare noi la scappatoia, possiamo soltanto auspicare che il calcio al quale ci siamo appassionati, del quale ci siamo innamorati, col quale siamo diventati uomini, non venga ulteriormente deturpato non solo dal male che è la multiproprietà, ma anche da una soluzione magari di comodo, magari fittizia, magari una scappatoia che sarebbe addirittura peggiore del male. Ma ripeto, non spetta ai tifosi individuare la soluzione. I tifosi la soluzione alle storture la possono solo pretendere e devono pretenderla. Ritornare lì per affrontare lì il problema della multiproprietà, il problema Ciro che è stato affrontato anche lì il discorso, però poi la società più volte ha detto che questo sarà un problema che affronterà quando si porrà. Perciò dicevo siamo a fine stagione, l'obiettivo della Serie A è sul campo, è portata di mano ed è qui adesso che deve essere affrontato in maniera chiara, no? Un sacco di cose, non tutte dette bene, non tutte simpatiche. Il problema è che una tifoseria deve anche prescindere dalle chiacchiere che ti racconta la società. E all'indomani della sconfitta dello Spezia, un sussulto popolare c'è stato. Ricordo una riunione plenaria delle anime del tifo al centro sociale. C'erano gli ultras, c'erano le sigle più prestigiose di questa tifoseria, c'erano anche dei singoli tifosi che non appartengono a nessun gruppo. E non furono tutti quanti baci e abbracci, ma si individuò una linea comune da seguire, che era quella di contestare e combattere la multiproprietà a prescindere da quelli che sarebbero stati i risultati del campo. Oh, è bastata una vittoria, quella del Bentegodi, e io già ho letto: abbandoniamo il problema della multiproprietà, focalizziamoci soltanto sul campo. Tant'è che mi sono chiesto se a quella riunione, oltre agli ultras, oltre ai tifosi, fossero stati presenti anche dei proto-umani che disconoscono completamente il senso della dignità e per i quali la parola coerenza non sia solamente un vocabolo che faccia rima con demenza, la loro presumibilmente. Io ho paura, Alessandro, perché con questa china siamo arrivati ad oggi su un crinale. Se la Salernitana va in Serie A, matematicamente l'anno prossimo si riparte con una nuova proprietà e su queste macerie si può ricostruire. Dio non voglia che la Salernitana resti in Serie B e l'anno prossimo siamo ancora in egida di multiproprietà, perché a quel punto ci sono fette di questa città che con l'atteggiamento che stanno avendo oggi, ignavo a mio avviso, saranno condannati a chinare il capo davanti a quelle che presumibilmente saranno ulteriori mortificazioni da parte di questa proprietà, perché avranno sul loro capo l'ignominia più grande per un tifoso, quella di aver sottomesso la propria fede ai risultati. Spesso si è parlato all'inizio di questa trasmissione anche per non ricondurre tutto ad una guerra tra pennuti, no? Tra gufi e struzzi, come definiti anche dall'altra parte Gigi Morante, Ciro Romano, però questa è una divisione che storicamente è avvenuta alcune volte nella città di Salerno e che negli ultimi anni recentemente avviene sempre più spesso. No, che poi fino a quando ci desse dei gufi, che ne so, Fabiani, che a sentirgli parlare delle zelle di Galliani viene da pensare che conosca chissà quante lingue, sicuramente non conosce quella del silenzio. Ma lo dicesse lui, lo dicesse lo Tito, nulla questo. Il fatto è che ci sono salernitani che danno
dei gufi ad altri salernitani. Ed io credo che qualsiasi cosa accada, dividere il popolo salernitano, dividersi per il popolo salernitano sia una sconfitta, perché fino a quando saremo così divisi, abiteremo quella che altro non potrà essere che una terra di conquista. Quello che è successo in questi anni noi non ce lo dobbiamo dimenticare, noi preghiamo il Dio che stia per finire, che siamo alle battute finali di una triste storia, ma che la storia non si ripeta, voglio dire, assumiamo una coscienza di popolo per la quale la nostra identità valga più di qualsiasi risultato sul campo. Amiamoci, rispettiamoci, perché se non ci vogliamo bene noi, non ci vorrà bene mai nessuno da fuori, vieppiù in un mondo tutt'altro che adamantino e cristallino come quello del calcio, che talvolta è il ricettacolo di interessi meno puliti, mettiamola così, di quella che è la passione di un tifoso che guarda le partite senza alcun interesse, se non quello per l'amore per la propria città innanzitutto e per la propria squadra poi. Domani si gioca a Cittadella, ascoltiamo allora Mister Ventura.